Buonasera a tutti e benvenuti al quinto appuntamento con Lunedì Sport. Lunedì Sport è un programma ideato dalla testata giornalistica sportiva di Santa Croce Web e realizzato grazie al supporto tecnico in studio di Fausto Mandarà. Ritorniamo dopo due settimane di stop per motivi derivanti alla festa di San Giuseppe e ritorniamo ancora più agguerriti per parlare dello sport del camarinense, soprattutto delle maggiori squadre di Santa Croce. Oggi però abbiamo fatto una piccola variazione di programma perché abbiamo impostato la puntata di oggi sulla situazione del Santa Croce, visto che ormai il campionato di eccellenza è arrivato quasi al termine, mancano due partite alla fine del campionato, solo il Santa Croce ne ha tre perché mercoledì prossimo dovrà recuperare la partita con l'Enna e quindi con le due vittorie casalinghe sul Giar e domenica proprio ieri con l'Aquila Caltagirone, il Santa Croce ha conquistato sei importanti punti che lo portano a ridosso del Trecastagni e quindi dalla salvezza diretta. Di tutto questo ne parleremo con i nostri ospiti in studio, ma anche voi potrete intervenire con dei messaggi e con delle domande ai nostri ospiti. E oggi c'è anche una novità perché avrete l'opportunità di poter telefonare e quindi intervenire nella trasmissione in studio telefonando al numero 0932 91 12 50, ripeto 0932 91 12 50. Ora, prima di presentare i miei ospiti, volevo fare un gradito saluto a tutti i nostri cordiali spettatori che ci seguono da oltreoceano, diciamo, sì, perché ci sono arrivate delle notizie che ci seguono dal New Jersey, tutti i nostri emigranti di Santa Croce a cui va il nostro cordiale saluto. Intanto presento i miei ospiti studio, dalla mia destra il collega della Gazzetta del Sud, nonché opinionista per Santa Croce Web in queste puntate, Federico Di Pasquale. Buonasera. A seguire Massimo Fighiera, ex direttore sportivo del Vittoria e grande conoscitore del campionato di eccellenza. Grazie, buonasera. Alla mia sinistra il direttore sportivo del Santa Croce Franco Pluchino. Buonasera. E quindi per concludere il direttore generale del Santa Croce Gianni Battaglia. Buonasera. Parleremo, come avevo detto poco fa, di questo finale del campionato di eccellenza, ma prima di far intervenire i nostri ospiti volevo dare così un piccolo sunto di quello che è successo ieri nella 28esima giornata del campionato di eccellenza. Biancadrano Cicatena 4-0, Città di Messina Giarre 1-0, Città di Vittoria Belpasso 1-1, e questo penso che tutti i miei ospiti saranno concordi che è il risultato più sensazionale. Poi Enna Ragusa 0-1, il Paternò non si è presentato per la quarta volta e quindi è stato escluso dai ruoli federali e ha dato la matematica certezza al Palazzolo della promozione in Serie D. Real Avola Taormina 1-0, Santa Croce e Aquila Caltagirone 5-0, Trecastagni Spadaforese 2-2. La classifica vede il Palazzolo primatista a 65 punti e matematicamente promosso in Serie D, poi il Real Avola, il Biancadrano a 56, il Ragusa 50, Città di Messina 48, mentre il Santa Croce occupa la prima posizione della griglia dei playout a 29 punti, e a pari punti con il Belpasso, poi il Taormina, la Spadaforese e l'Enna. Prima di iniziare il giro dei nostri commenti, se volevo passare la parola a Federico Di Pasquale per dare un commento alla giornata, alla 28esima giornata del campionato di eccellenza e soprattutto alla situazione del Santa Croce. Sì, chiaramente abbastanza importante questa vittoria del Santa Croce, non tanto per il risultato, non solo per il risultato, perché conferma l'ottimo trend positivo che sta assumendo la squadra da qualche turno a questa parte. Si vede che il cambio tecnico, il cambio nella conduzione tecnica, devo dire anche la sicurezza che ha dato il portiere Ferrante e non ultimo la determinazione e la voglia dei ragazzi, diciamo così, che è stata ritrovata, hanno portato a questo risultato anche direi abbastanza eclatante per diversi motivi. Perché c'è stato una diciamo è venuto
in una situazione con diversi infortuni, con diverse assenze, qualche squalifica, che non si prospettava insomma un risultato del genere, che portavano appunto a non pensare a un risultato del genere. Quindi direi che c'è stata una forte determinazione da parte dei ragazzi, che devo dire si sono scrollati di dosso un po' quella ruggine che avevano nei turni precedenti, anzi dall'inizio dell'anno solare. Quindi sicuramente qualcosa di estremamente positivo, che fa ben sperare veramente per il prosieguo, perché se tanto mi dà tanto questa voglia di fare, questa capacità di arrivare anche con una certa facilità, tra virgolette, al gol, significa che la squadra sta bene, significa che degli schemi sono abbastanza ormai oleati bene, diciamo, ecco. Non ultimo il discorso del terzo centrocampista, che anche questo penso che sia stato determinante a livello tattico. Insomma, un insieme di situazioni che fanno ben sperare. Adesso l'altro risultato sensazionale è stato anche il pareggio della Spadaforese in casa del Trecastagni, che ci ha dato una grossa mano, secondo me, ci ha dato una grossissima mano, perché consente almeno sulla carta di poter agganciare appunto il Trecastagni al di fuori della zona play-out. Io dico che la situazione, mi sento di dire appunto che sia abbastanza positiva, abbastanza interessante, promettente. Forse fondamentale sarà l'incontro di mercoledì con il recupero di mercoledì con l'Enna. Eh sì, proprio di questo io volevo parlare direttamente con Franco Pluchino. Penso che, cioè, a mio parere, tutto il campionato, diciamo, il futuro immediato del Santa Croce in queste ultime tre giornate si passa dalla partita di Enna. C'è un risultato positivo in quel di Enna, potrebbe spianare un po' la strada, diciamo, spianare non tanto, però a facilitare un accesso alla salvezza diretta magari con più facilità. Ma prima di parlare della partita di Enna, io vorrei da te sapere come hai visto la partita di ieri e se davvero questa impressione che ha detto Federico di un Santa Croce diverso dalla gara col Giarre e anche, cioè, diciamo, tu la condividi. Sicuramente, una partita che ha dato, diciamo, non dico una svolta, perché non è questo il discorso, comunque è stata una partita che ci ha fatto vedere come siamo, il Santa Croce è in salute in questo momento sicuramente, e soprattutto abbiamo avuto un approccio molto ma molto positivo alla partita, cosa che magari non si era visto in altre situazioni, anche con la partita con il Giarre non si era visto, invece già ieri, al di là dei primi 5-10 minuti che sono stati un po' così di diciamo, ci siamo studiati un po', però poi la squadra ha cominciato a girare per bene e ha messo sotto subito il Caltagirone. Già infatti dopo, se non erro, dopo 20 minuti la partita era sul 2-0 e quindi già era una partita che, diciamo, si era incanalata secondo il verso giusto. Però ecco, al di là di questo, dell'essere sul 2-0 dopo 20 minuti, è stato estremamente positivo il fatto che la squadra ha continuato a giocare, alla ricerca continua del gol. Cioè, non è stata una squadra che si è chiusa né sull'1-0 né sul 2-0, ma è stata una squadra che ha continuato a giocare. E questo è un segnale importante, significa essere consci dei propri mezzi, sì, e significa soprattutto volere andare a fare sempre il meglio possibile. E ieri, sinceramente, al di là del risultato che è stato molto rotondo, il 5-0, però abbiamo visto come la squadra ha giocato per tutti i 90 minuti, anche dal punto di vista fisico abbiamo visto che stanno bene, perché non mai c'è stato un attimo di calo, soprattutto non solo fisico ma anche di tensione, che è una cosa importante. E quindi questo è tutto un viatico importante per la partita di mercoledì, che, come hai detto bene tu, è una partita, diciamo, un crocevia importante per tutto il campionato, perché vincere domenica e mercoledì ad Enna significa andare a raggiungere il Trecastagni, che è la prima squadra che si trova al di fuori dei playout, e quindi è tutta un'altra storia. Inizia tutta un'altra storia.
Sì, anche perché a dire della dirigenza di dell'Enna e oggi ho letto delle dichiarazioni da parte dell'attaccante Cosimano e dello stesso Di Maria, cioè, sembra che gli ennesi abbiano subito dei torti così clamorosi da parte di un arbitro addirittura arrivato da Monza, e diceva lo stesso Di Maria, cioè, non è che dovevamo aspettare un arbitro di Monza per vedere quello che si è visto in campo. Però, cioè, non pensi che questo atteggiamento da parte dell'Enna, che ormai è con l'acqua alla gola, perché poi ricordiamo domenica prossima giocherà con la Spada Forese, non è che è un modo come un altro per caricare ancora di più l'ambiente e magari creare un ambiente un po' così sulle spine? Sicuramente ci aspetterà un ambiente molto ma molto caldo, già ne avevamo avuto la sensazione quando ci siamo andati domenica scorsa, l'ambiente era abbastanza caldo, poi però tutto si è stemperato perché la partita è durata un quarto d'ora, quindi tutto è finito lì, ma è chiaro che loro sono veramente all'ultima spiaggia, perché per loro non vincere mercoledì con noi si complica o se non addirittura non hanno grandi possibilità, anche perché domenica vanno a giocare a Spadafora, una partita che è per loro difficile, direi molto difficile, e quindi è chiaro che per loro è l'ultima spiaggia, vincere mercoledì significa rimettersi in corsa e cercare di perlomeno di arrivare ai play-out, e quindi ci aspetta una bella battaglia mercoledì sicuramente, e siamo pronti perché domenica abbiamo dimostrato di essere pronti. Sì, dice bene Franco Pluchino quando dice che loro sono con l'acqua alla gola, ma anche noi abbiamo bisogno di punti per raggiungere la salvezza. Però arriviamo ad Enna, Gianni, con una squadra decimata soprattutto nella parte avanzata, offensiva, con, infatti con un Virga che ieri ha fatto un partitone e purtroppo fa parte del gioco pure questo, è no? Un peccato, e con senza soprattutto un Incardona che ieri aveva fatto un capolavoro di partita per poi perdersi in una ha macchiato la giornata, la prestazione con questi tre gol che ha fatto. Purtroppo sono ragazzi, al momento quando scatta la molla non ci dispiace a noi, perché giustamente in Gardona per mercoledì ci faceva comodo. Purtroppo vediamo. Sì, ci sarà sicuramente il rientro di Basile, mentre non si sa bene. Nel reparto offensivo manca qualcuno. Rientra Rametta, ma non si conoscono bene le condizioni di Crisafulli. Di Crisafulli, perché che sta male, è febbricitante, perciò non. Oggi non si è allenato, vediamo domani come. Però per mercoledì sarà difficile poterlo schierare. Sì, Massimo, tu che sei una persona che, diciamo, questi campionati li mastica ormai penso da più di un decennio, cioè sia prima col Santa Croce, poi con il Pozzallo, con il Ragusa, con il Vittoria quest'anno, cioè, ma un finale così di stagione così entusiasmante, ma sia sopra che sotto, perché fino alla fine ancora non si conoscono, non sono ben delineati né i quattro posti per i play-out né gli ultimi due per i play-off, e soprattutto un Vittoria che tu, cioè, parliamo con te del Vittoria, anche se tu è da qualche mese ormai che non sei più nell'ambiente di Vittoria, però un Vittoria sorprendente che, cioè, ci sorprende anche in determinati risultati come quello di ieri, cioè, contro una squadra che quando è venuto qua a Santa Croce non è sembrata tutta questa, diciamo, squadrone, va. Per quanto riguarda il finale di campionati sono quasi sempre così, perché le ultime 5 giornate riservano sempre delle sorprese, ancora in queste ultime 2 giornate ne riserveranno altrettante. Io, riallacciandomi al discorso che faceva poco fa Franco, io ci andrei con i piedi di piombo, perché il Santa Croce sì viene da 2 ottime vittorie, però ha vinto contro 2 squadre che relativamente sono con la testa tranquilla, sono al sicuro, non hanno niente da chiedere a questo campionato, come Giarre e Caltagirone. Ora il Santa Croce affronterà queste ultime 3 partite di campionato, che va per lui 3, per gli altri 2 va ad Enna, ha in casa il Ragusa e dopo va a Messina. Io, come dicevo l'ultima volta che sono venuto nei vostri studi,
e il Santa Croce deve metabolizzare il fatto di fare i play-out. Se tutto quello che viene è di guadagnato, lo dico perché non vorrei che succedano questi scatti, cioè, come diceva Giovanni poco fa, sì, sono ragazzi, però devono avere l'obiettivo dei play-out, cioè non possono lasciare la squadra in vista dei play-out senza, cioè devono avere il cuore caldo e la mente fredda. Come sì, dici, siamo qua che stiamo parlando e quindi è facile parlare di queste, certo, cose. È facile. Però ad esempio ora Enna, come diceva Franco, giustamente vi aspetterà, ci sarà una battaglia che il Santa Croce intanto il Santa Croce ha due risultati rispetto all'Enna che ne ha uno solo. Quindi anche secondo me venire con un pareggio da Enna non è da buttare, però c'è il discorso derby da affrontare nel miglior modo possibile, nelle migliori condizioni possibili per il Santa Croce, perché io credo più nella vittoria in casa col Ragusa che andare a fare il risultato a Enna. Però il Santa Croce deve essere al 100% delle proprie forze, al 100% del proprio organico. Questo qua fa sì che Enna sì è importante come tappa, però i ragazzi devono pur capire che il campionato non si finisce a Enna, non si deve finire ad Enna, perché loro hanno altre due partite. Io penso che Ragusa, se si mette con l'agonismo, come dicevate voi, che la squadra atleticamente c'è, cerca sempre di giocare la palla, io penso che si possa benissimo, perché Ragusa ha un piede nei playoff, quindi non ha intenzione, sì, di venire a fare la guerra qua. Non vi dico che sarà una partita come Giarro, come Caltagirone, però se vede che la squadra di casa è motivata, che lotta su ogni pallone, che non ci sta a perdere, non ci sta nemmeno a lasciare un punto, il Ragusa si fa la sua, cioè non è lo stesso a Enna, sarà una battaglia, ma spero soltanto che il Santa Croce non venga con le ossa rotte a livello di squalifiche, perché la cosa importante è proprio quella. Io quello che so, pensare alla partita di domenica del, certo, Santa Croce, di far sì che i ragazzi capiscano l'importanza delle partite successive, non quella di Enna. Non caricate troppo questa partita. Io ci siamo sentiti anche con alcune persone che fanno parte dello staff tecnico del Santa Croce, gli dicevo proprio questo: state calmi, cioè, perché il campionato ci sono tre giornate, sì, è importante, è fondamentale andare a vincere l'Enna, lo metteremo subito la firma, però andarci cauti, come non esaltarsi per questa, non deve essere un assillo, diciamo, sì, Giarre e Caltagirone non bisogna, sono sei punti che sono una manna dal cielo, però non esaltiamoci, sì, stiamo con i piedi per terra. Comunque è stato sempre quello che ha sempre detto Franco Pluchino, quello di volare bassi senza fare voli pindarici e di giocare partita per partita. Fermo restando quello che hai detto tu, che è una cosa più che giusta, cioè la partita di Enna è un crocevia fondamentale per le sorti del Santa Croce, perché ricordiamo che il Santa Croce va decisamente a puntare per una salvezza diretta. Certo, poi naturalmente dovrà, se non ci riuscirà, dovrà accontentarsi dei play-out. Però la cosa che poco fa Federico sottolineava è che il Santa Croce, se fermo restando e senza togliere i meriti ad un Annese che quest'anno ha fatto le sue belle partite, con Vincenzo Ferrante ha acquistato magari quella sicurezza e quella tranquillità dietro, che un po' dopo le partite con il Taormina e lo stesso Trecastagni aveva perso. Che ne dici, Federico? Sì, è del tutto evidente, è stato un aspetto che sinceramente non tenevo in considerazione, che invece si è rivelato tale, cioè la sicurezza che ha dato Ferrante, che poi a cascata porta tutto un vantaggio per gli altri reparti, perché avere una difesa solida anche dal punto di vista del portiere, soprattutto dal punto di vista del portiere, fa sì che non si debba
diciamo così, giocare ad handicap. Quindi questo dà una spinta a qualche difensore a scendere, qualche altro centrale a, insomma, andare un più a centrocampo, scendere più a centrocampo, fare più filtro. E tutto un insieme di situazioni di trovare l'uomo in più, che poi alla fine è stata la mossa molto intelligente, credo, di domenica scorsa, appunto, di schierare Scifo in quella posizione. Ma anche la posizione di Castro è stata molto... Sì, anche la posizione di Castro è stata in effetti molto molto intelligente, perché all'inizio, diciamo, è stato praticamente un difensore, poi quando si è tranquillizzata la situazione è un pochettino sceso, se non sbaglio, questo io non ne capisco molto, ma così, credo che sì. Ecco, quindi questo è importante. Io credo che l'analisi di Massimo è effettivamente molto chiara, però dico, i ragazzi devono giocare la partita senza pensare, ecco, questa forse è la cosa più importante, più che fare congetture, stiamo attenti, cioè, di essere, che poi era quello che alla fine dice Massimo, cioè quello di non trovare, di non subire squalifiche, cioè di giocare sereni, perché alla fine la squadra tecnicamente, poi il campo può dire l'opposto, ma tecnicamente è superiore all'Enna, ripeto, nell'arco di tutto il campionato, ma anche delle ultime partite. Quindi i ragazzi, secondo me, devono affrontare la partita in modo sereno. Sereno perché non debbono avere nessuna preoccupazione, questi qua sono arrabbiati, devono vendicarsi, devono fare eccetera eccetera, devono avere gli spunti per salvarsi. Anche Santa Croce ce l'ha gli spunti, anche Santa Croce ha le sue buone motivazioni per cercare delle buone individualità, e poi anche chiaramente ha delle, infatti, come dicevo, dal punto di vista tecnico ha delle ottime individualità, sicuramente non nettamente superiore rispetto all'Enna, con tutto il rispetto, anche se c'è i vari Cosomano e altri che Buoncompagni, che sicuramente sono qualche degli elementi validi, però ripeto, la chiave deve essere quella là, di giocare la partita in modo sereno e poi approfittare di anche di questa occasione, perché no? La tranquillità, quindi la forza in più del Santa Croce. La forza in più dovrebbe essere la forza in più del Santa Croce, che credo che i ragazzi abbiano acquisito, perché li ho visti giocare molto tranquilli, convinti delle loro possibilità, veramente lucidi, per cui credo che la strada sia imboccata. Poi ripeto, la nuova direzione tecnica, secondo me, ha influito tantissimo, almeno dai risultati che vediamo, e poi da tutto l'insieme, ecco, tutto l'insieme, quindi dico anche l'ambiente, i dirigenti e tutto, questo le devo dare atto. Indubbiamente, comunque, devi darmi atto del fatto che i risultati positivi danno certo, morale, è chiaro, ma è tutto un insieme di cose. Danno anche è tutto un insieme più all'ambiente, e quindi Federico, cioè, tu sottolinei il fatto che la tranquillità, cioè i ragazzi devono andare a giocare là, ma io la cosa che ti voglio dire così, c'è questo, c'è la squadra fino a 20 giorni fa, un mese fa, praticamente aveva paura anche di se stessa, ma pensi che questa squadra abbia superato queste paure, o un'eventuale sconfitta potrebbe far tornare, recedere di nuovo la squadra al, diciamo, al morale che c'era un mese fa? L'insicurezza veniva dagli errori che a livello difensivo, a livello anche in attacco c'erano, perché non dimentichiamo che degli errori anche in attacco sono stati fatti, anche se sono perdonabili, così, per così dire, perché è chiaro che l'attaccante è perdonabile, è più di un difensore, certo, l'attaccante, più di un portiere. L'attaccante può sbagliare, il portiere no. L'attaccante può sbagliare, il portiere no, però anche gli errori di alcuni attacchi, io ho visto nel corso di questo campionato che degli errori degli attaccanti ci sono stati anche gravi, ma ci possono stare. L'errore del portiere o della difesa è molto più importante, perché chiaramente fa sì che ci sia un gol al passivo, una rete al passivo, e quindi rimontare è molto più difficile. Quindi questo è importantissimo, questo già è qualcosa di veramente che ha dato, ripeto,
come con effetto domino, una sicurezza un po' a tutti gli altri. Questo anche, e poi tutto, ripeto, quando c'è un risultato positivo o negativo è la componente di tutto un insieme di cose, quindi sicuramente queste situazioni positive sono la componente di tutto un insieme di effetti positivi che sono venuti e si sono sistemati nel corso delle ultime giornate. Io ti spronerei a pizzicare un po' i nostri ospiti, magari in un qualcosa che te sono pronto, Federico. No. Non ti è piaciuto, o magari in qualcosa che, di positivo che hai visto. Io nel corso nell'ultimo dibattito, nell'ultima trasmissione, ho sottolineato il fatto che Santa Croce ha fatto il primo anno di campionato di eccellenza, quindi non si può assolutamente dire questo è stato un errore, questo è stato un altro errore. Tutta la dirigenza, i giocatori hanno fatto la loro esperienza, forse anche noi cronisti abbiamo fatto la nostra esperienza nel nostro primo campionato di eccellenza, quindi anche noi ci siamo trovati veramente su delle situazioni nuove, quindi io credo che se vogliamo andare a fare così, a pizzicare, ecco, tra virgolette, la dirigenza è quella che si potrebbe vedere nell'arco di tutto il campionato, cioè un'impostazione iniziale diciamo d'attacco molto aggressiva con dei giocatori e poi venire dietro e poi venire meno, questa impostazione qua, ripeto, è stata una scelta, non gli si può dire che è stato qualcosa di positivo o negativo. Io invece quello che poi possono rispondere Sio Plughino oppure Gianni, è quella di alcuni attriti e di alcune scarse chiarezze che ci sono stati tra la dirigenza e i giocatori, tra i tecnici e i giocatori. Non so se sono stato chiaro, perché forse ecco, guardando Federico, non lo so se non ha capito la domanda, Federico. Se non vuole rispondere. No, Federico, se non vuole rispondere. Dove... diciamo che non l'abbiamo capita, va? Ecco, non l'avete capita la domanda. Ripeto, io ho inteso dei piccoli attriti tra il tecnico precedente e i giocatori, e ad alcuni giocatori che tra l'altro adesso non ci sono, anche ripeto, tra la dirigenza e i giocatori in un insieme, in un discorso generale. Ti faccio rispondere dal direttore, va? Così, perché... allora, io voglio mettere ancora più pepe. Cioè, no. Franco, io siamo qua a discutere su questo sport. Voglio precisare che la domanda l'ho fatta solo perché sono stato stimolato sul Santa Croce di cui noi siamo tutti tifosi. Cioè, la domanda che non so se questa domanda è questa qua, forse questo cambio tecnico non poteva essere fatto prima. Allora, io direi una cosa: nelle famiglie ci possono stare sempre delle situazioni di attrito, situazioni particolari, penso che sia una cosa normale. In fondo il calcio, una squadra di calcio è come se fosse una piccola famiglia, anche se andiamo per metafore, ragioniamo. Allora, diciamo che errori se ne sono commessi e se ne commetteranno ancora, ma questo è scontato. Cioè, penso che nel calcio non è mai esistito nessuno che non abbia sbagliato niente, quindi sarebbe presuntuoso tutto dire, il consorzio umano si sbaglia, quindi figuriamoci se nel calcio non si sbaglia. Quindi nel calcio si sbaglia, e come se si sbaglia, si possono sbagliare valutazioni sui giocatori, valutazioni sui tecnici, su tutto. Io direi una cosa, per essere chiaro. Allora, io quando sono arrivato penso che il Santa Croce Camerina aveva un obiettivo, che era quello della salvezza, perché essendo al primo anno e avendo sempre, naturalmente parliamo qua di budget che non sono limitati, diciamo, e quindi è chiaro che tu puoi avere solo un determinato obiettivo in questo momento, cioè non sei il Vittoria, non sei il Ragusa, non sei il Palazzolo che può spendere e espandere. Quindi è chiaro che anche tu, quando fai determinati movimenti di mercato, all'inizio costruisci una squadra, poi ci si accorge magari che c'è qualche giocatore che è in contrasto con l'ambiente, non si trova bene, cioè possono essere tante le soluzioni. Io penso che ci sono tante situazioni che si vanno a creare nel corso del campionato.
e quindi è chiaro che poi magari si è costretti a fare dei movimenti. È chiaro che poi dei movimenti, questi movimenti possono o possono essere più o meno giusti, poi è sempre il campo che giudica e poi alla fine del campionato si tirano le somme.